Dopo 3 anni torna di nuovo il match tra Monterosi e Ladispoli, ma questa volta in Serie D. Mariotti opta per Alonzi al fianco di Noman nel solito 4-3-1-2, mentre Bosco si copre con un 4-5-1 sacrificando Camilli rispetto alle ultime due uscite. Il Ladispoli colpisce subito a freddo al sesto errore in disimpegno della difesa locale. La sfera arriva sui piedi di De Fato che dal limite fa partire un raso terra che si infila all'angolino alla sinistra di Frasca. Ladispoli in vantaggio. La risposta del Monterosi però arriva al dodicesimo, azione insistita di Mastrantonio che taglia in due la difesa del Ladispoli e trova un calcio di rigore. Sul dischetto va Daniele Noman che non sbaglia, 1-1, quarta rete stagionale per il bomber biancorosso. Allo scoccare del 19° Bertino prova a sorprendere Frasca, ma il tiro non trova lo specchio. 39° e il Monterosi trova il gol del vantaggio. Sul tiro cross di Rasi, salvato, esce con i pugni. La palla viene rigirata dalla squadra di Mariotti e Mastrantonio dal limite trova un Eurogol. Grande conclusione per il gioiellino classe 99. Al 43° il Monterosi può allungare il punteggio in contropiede, ma Alonzi perde l'attimo della battuta e viene anticipato dal difensore Ladispolani. Si va a riposo sul 2-1 per i padroni di casa che ribaltano l'iniziale svantaggio. Nella ripresa al 15° grande occasione per il Ladispoli, ma prima Rasi e poi Frasca sulla conclusione in mischia di Mastrodonato salvano il Monterosi. A Mariotti non piace il Monterosi della ripresa ed opera per 3 cambi simultanei. Pellacani, Proia e Liurni prendono il posto di Barbato, Gabbianelli ed Alonzi. Al 24° del secondo tempo, doppia occasione per il neoentrato Camilli. Prima para Frasca e poi l'attaccante non inquadra lo specchio della porta. Primo squillo nella ripresa del Monterosi arriva con un destro di Liurni al 26° che lambisce il palo. Un minuto dopo, altro brivido per la difesa del Monterosi col tiro di Bertino che esce di poco al lato. 38° Biancorossi in 10 per il rosso diretto a Noman per qualche parola di troppo al direttore di gara. Il Monterosi costretto a stringere i denti, il Ladispoli prova il forcing finale. Mariotti getta nella mischia Gerevini per avere più centimetri in mezzo al campo. Allo scadere il 45° De Fato calcia sull'esterno della rete. Scadono anche i 5 minuti di recupero, il Monterosi porta a casa l'intera posta in palio di fronte a un Ladispoli che probabilmente meritava qualcosa di più.